Bella a tutti ragazzi e ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ci ritroviamo qua con la nostra carriera allenatore con il Wolverhampton. Ragazzi, mi scuso veramente con voi perché una scusa è d'obbligo visto che non sto riuscendo più o meno a portare avanti questa nostra carriera, ma anche Formula 1. In realtà sto facendo veramente pochi video in questo periodo, in questa estate, di questo me ne dispiaccio parecchio. Comunque, oggi e domani, quindi per voi il giorno in cui state vedendo il video e il giorno prima, cercherò di registrare più video possibili, così magari nelle prossime 2 settimane non vi porto 2 video ma magari una decina, spero di riuscire anche di più magari a portarveli, spero, perché poi vabbè, lasciamo fare. Comunque, Valencia. Quindi, Europa League, partita di andata degli ottavi e dei sedicesimi. Non mi ricordo più, ragazzi, e poi uno si dimentica anche le cose. E dunque, formazione pronta e andiamo. Signori, e dunque, eccoci qua dal nostro Molineux Stadium per Wolverhampton-Valencia. Partita che sulla carta, appunto, ci vede affrontare quella che a tutti gli effetti è comunque sia una delle migliori formazioni della Liga. Non sarà facile, noi dalla nostra comunque abbiamo sicuramente. Addirittura ai quarti siamo di già, ecco, vedete, sedicesimi una sega. Meglio così ragazzi, meglio così. Dicevo, noi sicuramente dalla nostra abbiamo il fattore casa e il fatto che comunque siamo veramente in un ottimo periodo di forma. Non so come si è messo il Valencia, non è che, insomma, appunto, non lo so. Perciò, dai, sono piuttosto fiducioso, anche se comunque già giudicare l'attacco degli spagnoli non è male, eh. Wilfred se ne va, Ferran Torres, l'appoggio poi per Jeffrey Condobbia che punta Lukaku, val destro, palla larga, nessun problema per Sillesen. E ancora nostra con Adama che va da Moses, torna da Adama, vuole N'Golo Kanté, Kanté per Condobbia dal limite, la deviazione. Mandrina Lukaku, cross atteso dalle parti di Harry Maguire, pallone che rimane lì. Maguire ancora da Lukaku, palla da Zuma, Zuma per Adama, smarcato, si gira e trova il gol del vantaggio per il nostro Wolverhampton. Quindi 1-0, appunto, firmato da Adama Traoré. Azione veramente ben sfruttata, anzi, non abbiamo sfruttato il calcio d'angolo in sé per sé, però il contesto sì. E ci porta appunto in vantaggio il nostro super spagnolo. Lukaku di testa, tocca corto per Kanté, poi Condobbia, spalla alla porta, nuovamente N'Golo, Condobbia, N'Golo, Lukaku, la tiene sul destro, rientra, spara la bomba! Romelu! Lukaku! 2-0, Wolverhampton al 31esimo minuto di gioco, quindi doppio vantaggio appunto siglato dal nostro super big Romelu Lukaku. Vediamo l'azione, rivediamo ragazzi, più che altro il tiro del nostro super bomber. Si gira, intravede uno spiraglio, spara il suo missile, Sillesen non ci può arrivare e quindi 2-0. Pizzer per Maxi Gomez, ancora Ferran Torres, ha trovato spazio, Torres la mette nel mezzo, Zuma. Palla giocata ancora per Lukaku ed ecco che si muove alle spalle di tutti. Jeffrey Condobbia, anche lui vede la porta a piazza. Oh mamma mia, cavatemi gli occhi, madonna, con una motosega. Passa da Condobbia e si muove sempre largo alla perfezione. Wilfried Zaha vuole il tocco nuovamente di Condobbia. No vabbè dai, che sfiga del merda che c'ha questo uomo. Prima, va bene, ok, ha fatto un errore clamoroso. Adesso veramente ha avuto uno sculo. Quanto sarebbe calcio di rigore? Ma tralasciamo questo, vabbè, di quanto è uscita, di uno sputo. Ha pescato bene Romelu. Appoggia da Zaha. Non riusciamo a creare spazio, ma forse adesso sì. Con Firpo, che crossa sul fondo dalle parti di Diogo Jota. Grande deviazione. Calcio di punizione per il Valencia. Si incarica della battuta Dani Parejo. Era bello, ma lui Patrizio non si è fatto sorprendere. Parte ancora Dani Parejo, Lukaku quasi allontana, forse no, pericolo.
Ed arriva infatti il 2-1 del Valencia, firmato da, per il momento non ho la più pallida idea di chi sia, ma l'avevo già visto. Non mi piaceva affatto la situazione, serie di batti e ribatti, di carambole. Gabriel Paulista, ma prendere gol da Gabriel su tiro invece che su qualsiasi colpo di testa è una follia. Taku spalla alla porta, infatti adesso siamo un attimino incastrati. È solo però un gol Kanté dal limite, prova a piazzarla. Sì, vabbè, che è sta roba. Allora Marcus Rashford, Maguire c'è. Rashford contro il suo ex compagno di squadra. Oh mio Dio, Rui Patricio cosa cazzo ha fatto? Con Ndombia per Kanté ed è partito sulla fascia. Adama Traoré stanchissimo ma riesce a puntare la porta. Piazza il mancino. Si fa ipnotizzare da Sillesen. Passa poi da Diogo Jota ed è partito. Daniel Podence, ma che palla di Diogo Jota. Il controllo, la bomba sul primo palo. A chiudere la partita. Daniel Podence, Wolverhampton 3, Valencia 1. Mamma mia ragazzi, che gol, veramente bello. Non tanto in sé per il gol in sé per sé, ma per la palla di Diogo Jota per Podence. Veramente a memoria il nostro attaccante per Danielito appena entrato. Tanta, tantissima roba. Ancora un calcio di punizione, sempre Dani Pareko. Porco cane, 3-2. Ed è un... potrebbe essere un grosso problema, ragazzi. Non ci voleva di subire questo gol, questa magia sul calcio di punizione di Dani Pareko. Perché ci potrebbe veramente tanto complicare le cose in vista del ritorno. Chiaramente abbiamo vinto noi per 3-2, ma due gol in trasferta sono tanti. E difatti termina qua la partita Wolverhampton 3, Valencia 2. Va bene, sono comunque contento perché alla fine il risultato l'abbiamo portato a casa. Comunque una vittoria è quello che serviva sostanzialmente. Però, appunto, il 3-2 finale, bella la palla buggata. Il 3-2 finale non ci voleva proprio. Gli altri incontri vedono Monaco-Villarreal 0-3, Milan-Ajax 1-0 e Wolfsburg-Lione 1-2. 3-0 del Villarreal, boia alla faccia, comunque va bene. Quindi andiamo avanti. Prossimo e ultimo match di oggi, perché vi ricordo, ragazzi, che appunto già riesco a fare pochi video. Se metto anche a fare 3 partite, ve ne porto una al mese. Quindi 2 partite, così da incrementare, magari si spera, la produzione. E quindi testa al West Bromwich Albion per il match di campionato di oggi. Quindi andiamo alla partita. Ma è fotonica la maglietta, insomma, la terza maglia del VBA. Formazione pronta e quindi possiamo andare. E quindi, signori, rieccoci qua dal Molineux Stadium stavolta per Wolverhampton West Bromwich Albion. Formazione molto rimaneggiata la nostra, veramente tanto turnover. In vista, ovviamente, ragazzi, del ritorno con il Valencia, perciò, appunto, oggi ho preferito far riposare la grande maggioranza di tutti gli uomini che sono scesi in campo appunto contro il Valencia. No, via, se non vinciamo questa veramente c'è da spararsi. I VBA un raccatta un mancapone meno un punto fuori casa. Il che deve venire a raccattarlo proprio contro di noi siamo terzi. Dai, su, via. Una passeggiata, spero. Kanté da James Rodriguez. Ha visto il movimento di Diogo Jota. Torna da Keita Balde. Spara la bomba. Palla alta. Subito. Una buona occasione. Salta Manea. Prova il doppio passo. Anzi, semplicemente lo stop and go. La spunta sul destro. Finta il tiro. Ora lo prova. Madonna, che azione. Non è finita. E invece sì. Mentre Diogo Jota. Buono per Hamesito. Il filtrante dalle parti di Keita. Keita ancora per Diogo Jota. Ancora. James incrocia la bomba e Keita poi non ci arriva. E prova ad avanzare. Jack D'Angolo. N'Golo tocca per Keita. Vede la porta e la trova decisamente. 1-0 Wolverhampton. Arriva alla mezz'ora il vantaggio per la nostra formazione. Firmato dal nostro super sub Keita Balde. Anche se in realtà stavolta non è un sostituto perché gioca titolare. Però il concetto è quello, ragazzi. Si fa veramente sempre trovare pronto. E non perdona. Keita Balde, 1-0. Zohore. Zohore avanza. Pressing di Gabriel.
Grosicki, nuovamente in zona, e Grosicki per il tiro, palla larga. Grosicki si incarica della punizione dai 50 metri, scodella nel mezzo. Padone che però pericolosamente resta lì, colpo di testa, la traversa del West Bromwich non è finita. Ci siamo salvati veramente a caso. Keita Balde, Jack Wilshere, si muove, Keita Balde alle spalle della difesa, rientra sul destro, tocco, Jack Wilshere non ci arriva. Bond anticipa tutti, che a sua volta vuole Ruben Vinagre e la sua velocità, prova ad accentrarsi, Ruben la tiene in mezzo a due, tocca corto, Wilshere anticipato ancora e vuole, Keita Balde lo trova, mamma mia che palla, d'ingolo il tiro di Keita, stavolta totalmente fuori misura, abbiamo sprecato il 2-0. Kanté, ancora, Wilshere spara il missile sul primo palo, c'è la parata ma c'è anche il calcio di rigore, ingenuità da parte di Gibbs, credo sia lui, così almeno dai linea, no, Bartley, cagata completa. Comunque calcio di rigore, veramente ingenuo il difensore del West Bromwich. No, per il momento cambio no. Dal dischetto si presenta Jamesito Rodriguez, il nostro migliore in campo per i rigori, decisamente sì. Proverà a piazzarla alla destra di Bond. Parte James Rodriguez, non perfetto, infatti non sono riuscito a fare il verde, ma va benissimo lo stesso. Spiazzato Bond e quindi Wolverhampton 2 West Bromwich 0, e praticamente credo partita messa in cassaforte. In sé per sé comunque la strameritiamo noi, però diciamo che dovevamo fare di più, questo assolutamente sì. La marcatura, punta in avanti, filtra per Keita Balde, palla perfetta, l'appoggia col sinistro e c'è la deviazione di Harper. Halilovic, Allen per Kenneth Zore, l'intervento a vuoto purtroppo di Leander Dendonker, c'è il gol della bandiera, più che altro considerando il pochissimo tempo rimanente per Kenneth Zohore, peccato, poteva essere un clean sheet per il nostro Rui Patricio, non è così, dobbiamo accontentarci di questo 2-1. E difatti ecco che arriva il fischio finale da parte dell'arbitro, Wolverhampton 2 West Bromwich 1, 3 punti ottimi, forse sofferti, forse no, non saprei come dichiararli, come inquadrarli, ma semplicemente conquistati dalla nostra squadra. Quindi, signori, per oggi direi che il video possa finire qua. Guardiamo guardiamo il tabellone di Europa League, ma in realtà volevo semplicemente guardare la classifica del campionato, giusto per vedere più che altro i movimenti delle altre squadre, visto che appunto noi abbiamo conquistato i 3 punti. Siamo sempre terzi, Liverpool ha più 4 su di noi, City che ha più 14, quindi vabbè, ancora matematicamente non è imprendibile, ma è imprendibile. Facciamo conto appunto che lo sia. Per quanto riguarda invece il discorso Champions League, noi siamo a più 11 sul Tottenham, quindi ragazzi, Tottenham anche con una partita in più, quindi nel caso in cui dovessimo vincere andremo a più 14, è fatta. Praticamente in campionato è fatta, due partite giocate bene in campionato e siamo matematicamente in Champions, dai, direi che possa essere fattibile. Guardiamo il calendario, prossimi match che ci vedranno affrontare: il Valencia per il ritorno dei quarti di Europa League e poi il Crystal Palace. Benissimo, quindi signori, appunto il video finisce qua. Spero come sempre che vi sia piaciuto, così mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete e a domani. Buona!